Amici di mondoblackberry.com, sono Matteo Vismara, oggi vi parliamo dell'assistente vocale presente nel firmware BlackBerry 10.3. Andiamo a vedere assieme tutte le funzioni di questo splendido assistente vocale. Allora, apriamo l'applicazione e facciamo subito delle prove. Svegliami tra un'ora. Salvare questa sveglia per le ore 20:03, nessuna ricorrenza. E qua possiamo impostare la nostra sveglia. Adesso andiamo a vedere invece delle funzioni per attivare le impostazioni, quindi attivare Bluetooth, Wi-Fi, eccetera, eccetera. Attiva Bluetooth. Attivazione Bluetooth in corso. Ecco qua, Bluetooth attivato. Poi andiamo a fare una prova con l'apertura di un'applicazione. Apri Twitter. Apertura di Twitter. Come vedete, il riconoscimento vocale è molto preciso. Qua si è aperto il mio Twitter. Andiamo oltre, proviamo con l'invio di un messaggio BBM. Invia un messaggio BBM. A chi desideri inviare un messaggio BBM? Matteo Vismara. Cosa desideri dire nel messaggio BBM? Un saluto a tutti i lettori di Mondo BlackBerry. Messaggio BBM a Matteo Vismara IT Mondo BlackBerry ZTAM Trademark SIG Z30. Un saluto a tutti i lettori di Mondo BlackBerry. È possibile pronunciare invia, annulla, modifica o leggi il messaggio BBM. Invia. Qui abbiamo la possibilità appunto di usare il comando vocale oppure usare il tasto invia premuto sullo schermo. Proviamo anche con un'email. Possiamo andare, oltre ad inviare il messaggio, anche a fare un check delle nostre mail. Ho ricevuto nuove email. Impossibile trovare messaggi. Qui non ho ricevuto nessuna email. Possiamo fare la prova anche con l'invio. Invia un'email. Devo dire che i comandi sono veramente tantissimi e vi ricordo che BlackBerry Assistant attualmente è in versione beta ancora. Quindi vedremo poi sul firmware ufficiale come si comporterà. Per il momento nessun tipo di problema. Andiamo nella parte dei social network, quindi possiamo aggiornare il nostro stato di Facebook, il nostro stato di Twitter, eccetera, eccetera. Facciamo una prova con Facebook, andare a vedere se ho ricevuto dei messaggi. Ho nuovi messaggi Facebook oggi? Hai un messaggio. Il messaggio è stato ricevuto da Carmine De Rosa. Il messaggio può essere letto per te. Eccoli cosa qua. Desideri fare? Tutti i nostri messaggi, noi possiamo rispondere, andare a controllare oppure annullare l'operazione. Andiamo a vedere invece la sezione multimedia con una riproduzione della musica. Andiamo a dargli con il nostro comando vocale. E tutti questi comandi adesso li stiamo facendo in viva voce, possiamo farli anche attraverso le nostre cuffie. Riproduci musica. Qui si aprirà il nostro lettore musicale e inizierà in ordine casuale la riproduzione di tutte le nostre tracce presenti sul dispositivo. Possiamo anche andare nella traccia successiva, eccetera, eccetera. Adesso stoppiamo e continuiamo ancora con le altre funzioni. Abbiamo anche la possibilità di effettuare un check-in su Foursquare, sempre per rimanere in tema di social network, le stesse operazioni di Facebook anche con Twitter o LinkedIn. Andiamo a vedere invece la navigazione. Mostrami una mappa di Como.
Qui si aprirà il nostro programma Mappe e ci farà È vedere stato scelto Como. Per i continuare, dettagli, toccare o diciamo, di pronunciare tutta, opzione presente in sullo questo caso, di schermo. tutta la città. Quindi qua possiamo andare ad aggiornare quindi il preferito, oppure andare ad attivare la navigazione, oppure cercare dei luoghi nelle vicinanze. Qua mi fa vedere tutti i punti vicini alla città di Como. Possiamo chiedere anche delle indicazioni, quindi proviamo con un comando: portami a casa. Io in precedenza ho salvato il mio indirizzo di casa, quindi dovrei Ecco ritrovarmelo i qua. risultati per ora. Eccolo qua, io vado a schiacciare sul mio indirizzo e si avvia la Scaricamento mappa con percorso. tutte le istruzioni per tornare a casa. Una funzione anche questa molto comoda. Ah, io in precedenza avevamo attivato il Bluetooth, proviamo anche a spegnerlo adesso che non ci serve. Spegni Bluetooth. Disattivazione Bluetooth Il in Bluetooth è corso. stato disattivato, possiamo procedere oltre. Andiamo a vedere delle funzioni di cerca. Cerca Mondo BlackBerry su YouTube. Possiamo fare delle ricerche mirate su, Cerca come in mondo questo caso BlackBerry qua, sul Blackout. social network YouTube, o possiamo cercare anche col browser tutto quello che vogliamo. Eccolo qua, questo è il nostro canale di YouTube e vi ricordo sempre di iscrivervi, scusate. Ecco qua, un'altra ricerca, possiamo farla anche sul browser. Cerca Mondo BlackBerry su internet. Cerca mondo BlackBerry in internet. Si aprirà il browser nativo di BlackBerry e con la funzione qua io ho impostato come default il motore di ricerca Google e quindi eccoci qua. Aperta la pagina internet con la ricerca su Google, preciso, senza errori. L'ultima parte è quella delle previsioni meteo, quindi possiamo andare a sapere quanti gradi ci sono in questo momento, come sarà il tempo, domani o in un determinato giorno. Facciamo anche qua le ultime prove e poi vi lascio ai saluti. Com'è il tempo? La temperatura a Chiasso, Svizzera, martedì è compresa tra Ecco qua, nuvoloso e 21 queste gradi. sono tutte le nostre previsioni. Ti ringrazio. Qua forse questo comando, no, non me l'ha preso. Annulliamo un attimo. Come saranno le previsioni per domani? Ed eccole qua, Secondo le previsioni, il le tempo a nostre Chiasso, Svizzera, previsioni mercoledì sarà nella pari di giornata di acquazzoni e domani. temporali con temperature comprese tra 28 e 14 gradi. Quindi, come avete visto, il riconoscimento vocale è veramente preciso. Vedremo poi se verranno implementate delle altre funzioni nel firmware che uscirà, credo, tra fine ottobre e inizio novembre. Qua troviamo, ecco l'ultima cosa, qua troviamo diciamo, la cronologia delle nostre azioni, quindi se io ho aperto comunque prima il meteo, me lo trovo qua, oppure apertura di Twitter, qua come applicazione, io posso cliccare direttamente qua e lui mi porta alla funzione che gli avevamo dettato precedentemente vocalmente, il meteo. Che tempo fa qua e anche qua mi si apre tutto. Un'altra qua nelle informazioni troviamo la panoramica di tutte le operazioni che possono essere attivate con questo assistente vocale. Per il momento io vi saluto, vi ricordo come sempre di seguire il nostro blog per restare informati su tutte le novità di casa BlackBerry. E vi aspettiamo come sempre sui social network. Un abbraccio, alla prossima!